Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in una nuova diretta insieme all'ETS Angelo Rizzoli. Io sono Carol Vadori, ex studentessa del Rizzoli, ho frequentato il corso Omnichannel nella sede di Milano. Perché ci tengo a specificarlo? Perché non so se lo sapevate, ma ormai l'ETS Rizzoli ha ben 3 sedi, oltre a quella di Milano, come vi dicevo, dove ho studiato io, abbiamo anche la sede di Brescia e di Seregno. Ed è proprio grazie a quest'ultima sede, all'apertura di quest'ultima sede, se questa sera abbiamo come ospite un po' speciale. Sto parlando del sindaco di Seregno. Quindi regia, prego, me lo faccia aggiungere pure alla schermata. Buonasera Alberto Rossi. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie intanto per la disponibilità e aver accettato di... Mancherebbe, mi fa piacere. ...in diretta con noi. Allora, io partirei proprio da una presentazione. Sappiamo tutti l'incarico che ricopri adesso, però che cosa facevi prima di diventare sindaco? Allora, facevo una cosa estremamente diversa. Intanto, io ho 36 anni, sono laureato in scienze politiche, ho fatto anche un pezzetto del mio percorso all'estero, a Gerusalemme in particolare. Poi ho fatto un'esperienza lavorativa abbastanza lunga, di 9 anni, in una fondazione, in Fondazione Italia-Cina. Ero responsabile del marketing, mi occupavo anche del centro studi per l'impresa, quindi lavoravo tanto con le imprese italiane che vanno a investire sul mercato cinese, che esportano sul mercato cinese e viceversa, promuovendo gli scambi a livello economico, politico, culturale tra i due paesi. Poi nel 2018, diciamo, sono passato dal globale al locale, nel senso che poi mi sono lanciato, diciamo, in questo percorso, mi sono candidato sindaco, sono diventato sindaco poco meno di 3 anni fa e da 3 anni faccio il sindaco. Devo dire che il mio lavoro precedente è esattamente quello che poi mi ha fatto conoscere il mondo degli ITS, perché grazie a quell'esperienza lavorativa ho avuto l'opportunità di insegnare in un ITS, marketing per il mercato cinese, e devo dire che è un'esperienza che mi ha conquistato e lì mi si è aperto un mondo che ho portato anche nel mio mestiere da sindaco, cercando di aprire un po' questo percorso anche nella nostra città e nel nostro territorio. Esatto, mi hai proprio spoilerato la domanda successiva che volevo proprio chiederti come sei entrato in contatto con gli ITS, quindi appunto ti hanno contattato loro per andare ad insegnare, ma tu prima non li conoscevi assolutamente. No, devo dire la verità, anzi è stato, neanche mi hanno contattato direttamente, hanno contattato direttamente la fondazione in cui lavoravo, perché c'era proprio un corso sul mercato cinese, perché il valore è proprio della didattica costruita con le imprese del territorio, no? come anche chi ci ascolta immagino sappia bene, ed è importante sottolinearlo, e per questo ci sono tante... Io insegnavo in provincia di Bergamo, e dove ci sono dei distretti che lavorano con la Cina molto, molto forti, molto ben strutturati, e lì c'era quell'occasione. E lì ho proprio visto un mondo, quando mi hanno detto l'ITS, penso di essere andato su Google a cercare cos'erano, devo dire la verità, lo dico con molto candore. Però mi si è aperto un mondo, non tanto per quello che ho letto da Google, ma per quello che ho visto, per l'esperienza che ho fatto, perché ho trovato veramente un mondo di ragazzi con una motivazione grandissima, un radicamento anche con il territorio, con il rapporto con le imprese che si andava a creare molto forte, delle possibilità poi di sbocco lavorativo immediato, che hanno numeri, che hanno poca competizione attorno a questo mondo purtroppo poco conosciuto. E una volta che sono diventato sindaco della mia città, ho detto: com'è possibile che in un territorio come quello della Brianza, che ha tantissime imprese, anche una grande domanda di lavoro magari specializzato, e fa fatica a trovarne, ecco, da questo punto di vista ho proprio pensato che serviva cercare di trovare uno sbocco per avere un ITS sul nostro territorio, e questa collaborazione che parte con la Fondazione Rizzoli è veramente un traguardo per me bello e prezioso, perché sono convinto che non solo per Seregno ma per tutto il territorio attorno a noi sarà qualcosa che farà davvero un gran bene.
Ma certo, guarda, infatti mi fa piacerissimo sapere che sei un grande entusiasta degli ETS, anche tu come lo sono io del resto. E volevo proprio chiederti come è nata questa collaborazione con il Rizzoli. Guarda, è nata perché anche già nella campagna elettorale, in quelli che erano un po' i sogni, al di là, diciamo, dei progetti di breve periodo, nei sogni avevo già detto che volevo portare un ETS a Seregno, cosa che un po' la gente ci mettevo sempre un po' di più a spiegarlo, perché ma c'è l'ITIS a Carate, insomma, di cosa stai parlando? Ci mettevo un po' a spiegare il valore di questa storia. Abbiamo fatto una prima parte che è stata una prima parte di studio. Abbiamo incontrato tante imprese nostre, abbiamo collaborato con Assolombarda, con altre realtà del territorio, con AFO e con la provincia per cercare di capire qual era la domanda che veramente serviva sul nostro territorio. E devo dire che cercando di costruire queste reti, l'incontro con Fondazione Rizzoli è stato da questo punto di vista illuminante, perché abbiamo visto una visione, una condivisione di intenti molto forte, un entusiasmo nella possibilità anche di allargarsi in altre aree e proprio un lavoro su quelle tematiche che abbiamo riscontrato più significative, più importanti, più rispondenti a quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Per cui da qui è nata, tra mille ostacoli, perché è iniziato poco prima del Covid, abbiamo sognato di partire, sognavamo di partire già un anno fa, quest'anno è stato difficile per le ragioni che tutti sappiamo che non ripeto, però ci ha permesso di affinare ancora meglio la collaborazione, quindi con entusiasmo pronti a partire per il prossimo anno scolastico. Ok, mi fa super piacere, lo ripeto. Invece, in generale, mi piacerebbe avere una sua opinione, cioè una tua opinione, ti do il tuo, su Certo, assolutamente. cosa ne pensi in realtà in generale degli ETS? Perché sei un grande fan degli ETS? Che tipo di approccio hai visto, nei ragazzi al lavoro? Guarda, uno è portato a pensare, se non conosce questo mondo, che è l'università di serie B, no? Per chi boh, ha fatica, meno voglia. Io mi sono ritrovato la prima volta che sono entrato. Ti parlo ovviamente della mia esperienza precedente da professore, da professore mi fa strano dirlo, in cui sono andato appunto a tenere un po' di lezioni, un po' di incontri, poi anche molto pratici, non è che era la lezione frontale e basta, a fare un po' di casi studio insieme. Ho trovato ragazzi che avevano una motivazione pazzesca, ho trovato ragazzi che avevano le idee assolutamente chiare su quello che volevano del loro futuro. Non ho trovato gente che era lì perché è parcheggiata, e che riconosceva il valore di quella che era l'offerta che gli si stava proponendo. E il fatto di avere un qualcosa che non ti promette un percorso futuro ipotetico, ma una collaborazione col mondo delle imprese già da subito, è qualcosa che per chi è interessato a questo tipo di percorso, trova immediatamente, diciamo, una corrispondenza. E questo l'ho visto molto forte. Io ho fatto, come tanti, un percorso universitario e magari a volte si parte con le idee meno chiare, magari pensando che il percorso è più lungo, che si parte un po' andando a vedere cosa poi succederà. Da un lato è normale, dall'altro è bello avere la possibilità di percorsi che già un po' verticalizzano, no? Che creano una competenza specializzata che può permettere di accedere immediatamente al mercato del lavoro. Ho fatto scienze politiche e relazioni internazionali. Del mio grande gruppo di amici dell'università, penso che ciascuno di noi fa un lavoro diversissimo dall'altro, poi ognuno il suo percorso se lo deve creare. E ho in mente invece come tanti di quei ragazzi che avevano iniziato quel percorso in provincia di Bergamo, dopo un anno hanno trovato immediatamente la loro strada e tanti magari proprio nelle imprese che hanno collaborato alla didattica di quei corsi. È un peccato. Il vero problema degli ITS è che non sono conosciuti, che hanno un brand che ricorda troppo l'ITIS, no? E quindi che devi andare a spiegare la differenza. Per cui è molto bello, molto importante avere questa occasione di divulgazione in cui dire il valore in questo momento di proporre un'offerta che aiuta veramente tanto a trovare sbocco immediatamente sul mercato del lavoro. E nello stesso tempo, io sembra strano dirlo, ma tutte le volte che sono andato a visitare aziende di Seregno è stato difficile trovare qualcuno che non abbia detto
sto cercando di offrire lavoro specializzato e non trovo. Ecco, tra questa offerta e domanda che non si incrociano, gli ITS sono uno degli strumenti più validi che esiste, e farli conoscere soprattutto su un territorio come il nostro, che è veramente così denso di imprese da un punto di vista numerico, anche in relazione agli abitanti, è veramente un valore importante. Per questo abbiamo lavorato così tanto in questa direzione. Assolutamente, poi gli ITS hanno veramente un tasso occupazionale altissimo se paragonato anche alle altre scuole di specializzazione post maturità, parlo banalmente delle università. E un'altra cosa che potrebbe essere un grande plus anche per i ragazzi, che in questi 2 anni di ITS sei veramente molto molto seguito, cioè sai esattamente quello che andrai a studiare nei prossimi 2 anni, le lezioni sono super definite, quindi vieni anche incanalato forse molto bene anche verso un percorso molto verticale, e i professori ti conoscono perché comunque le classi sono piccole, ridotte, e non sei, diciamo, abbandonato a te stesso come spesso succede anche in università, perché ci sono delle aule con 200-300 persone, certo, dove per il docente banalmente può darsi anche che ti riconosca come un semplice numero sul registro. E poi invece, come dicevi prima, dell'impatto delle aziende locali, volevo chiederti, secondo te, quale potrebbe essere l'impatto che questi corsi ITS potrebbero apportare alle aziende locali? Ricordo soltanto quali sono i corsi che abbiamo all'attivo su Seregno con Rizzoli, sono l'ITS Network Virtualization and Cloud Specialist e l'ITS Smart Manufacturing. Esatto, sono quelli che abbiamo individuato esattamente come i bisogni che erano presenti sul nostro territorio. Noi abbiamo, Seregno ha veramente un numero molto ampio di imprese e non è un distretto. Noi siamo in Brianza, nel distretto del Legno Arredo. Seregno non è, chiaramente ha delle imprese del settore, ma non è un settore particolarmente preponderante come altre città, paesi a noi confinanti, penso Lissone, penso Meda, dove chiaramente questo è il settore, il primo settore per distacco. Noi non abbiamo un settore particolarmente preponderante, tanto da essere, da costituirci come distretto, ma abbiamo tante eccellenze in settori diversi che però hanno bisogno, e chiaramente anche tutto il mondo della meccatronica, no? Che è sotto questi, che è particolarmente interessato a queste due tipologie di corsi, chiaramente c'è bisogno di evolversi rispetto a un mercato che è in fortissima evoluzione e dove per rimanere competitivi l'essere aggiornati da un punto di vista di tecnologie, da un punto di vista di digitalizzazione, non è sempre scontato, anche quando abbiamo tante imprese magari a modello familiare, no? Dove c'è un tema talvolta di cambio generazionale, dove c'è un tema di trovare delle competenze che non esistono naturalmente magari in quelli che sono stati i primi manager, in quelli che sono state determinate aziende che hanno magari sul nostro territorio anche una fidelizzazione molto forte con i propri dipendenti, persone che magari fanno tanti tanti anni della propria carriera nello stesso posto. Ecco, da questo punto di vista, quello che è la grandissima evoluzione del mercato necessita di figure specializzate che spesso si fanno fatica a trovare. Questi due corsi sono i corsi che abbiamo individuato insieme a Fondazione Rizzoli come i più rispondenti alle necessità che noi vedevamo. Per questo è nato quasi in maniera naturale, dopo le prime chiacchierate, quasi in maniera anche molto rapida, no? Ricordo il primo incontro che doveva essere di presentazione, esplorativo, e invece ci si è proprio trovati, perché si è visto che quello che noi stavamo cercando con Fondazione Rizzoli c'era, ed è per questo che abbiamo anche aderito, ci siamo iscritti come soci, perché vedevamo proprio la necessità di costruire un legame forte e pian piano di estendere, perché poi l'idea è anche quello di allargare il numero di corsi, di allargare il numero di realtà con cui si collaborano, essere punto di riferimento anche ben oltre la nostra città. Noi siamo una provincia molto peculiare, la provincia di Monza della Brianza è la seconda provincia più piccola d'Italia, dopo la città metropolitana di Trieste, e la seconda provincia più densa d'Italia, dopo la città metropolitana di Napoli. E tra l'altro nella nostra
nella Brianza occidentale, di cui Seregno fa parte, la densità è altissima, è veramente tra le più alte in assoluto in Italia. Ecco, da questo punto di vista c'è densità di persone e c'è densità di imprese. E mancano i TS. E questo penso che sia veramente qualcosa da colmare in un mercato del lavoro in così grande evoluzione. Siamo partiti da questo, che riconosciamo essere un bisogno molto importante. Ma certo, grazie anche per questa piccola digressione su Seregno che non sapevo, quindi grazie. Volevo anche dire che gli ITS, abbiamo detto che sì, il tasso occupazionale poi è altissimo, ma lo è perché sì, rispondono a un'esigenza di mercato, ma il fatto di rispondere a questa esigenza, alle richieste del mercato, fa sì anche che il corso sia veramente super innovativo e aiuti anche poi magari il ragazzo o la ragazza che esce dall'ITS a digitalizzare l'azienda, mi permetto anche di dire di svecchiare un po' l'azienda anche, no? Quindi i ragazzi sono proprio una boccata d'aria fresca per le aziende, e una volta che le aziende e le imprese provano, tra virgolette ovviamente, questi ragazzi, ne sono contenti, quindi continuano a prendermi e a volerne poi anche in futuro, e la mia azienda ne è anche un esempio. Sono stata la prima ormai 3 anni fa ad entrare in azienda proveniente dal TS, e da allora ogni anno almeno 3-4 persone vengono assunte qui nella mia azienda, proprio perché sono tutti soddisfatti poi del nostro approccio al lavoro e delle conoscenze che abbiamo imparato, ovviamente. E quindi c'è richiesta di persone specializzate in ambito cloud e IT, industria 4.0 nella zona della finanza? Assolutamente, è una delle ragioni per cui abbiamo puntato con forza su questo corso. È una richiesta in evoluzione. Ci sono aziende che sono più avanti, ci sono aziende che hanno colto l'esigenza, ma non hanno ancora in mente bene di cosa esattamente c'è bisogno. E ci sono aziende che si rendono conto che hanno una fatica, ma c'è ancora un percorso per arrivare a capire. Per questo noi pensiamo che questo corso possa essere realmente fondamentale. Tu tieni conto che noi siamo una realtà a 20 minuti da Milano, 20-25 a 22 km da Milano. Milano ha chiaramente una forza centripeta enorme, magari un pochino di meno dopo la pandemia, e quindi il tema anche di come ripensare gli spazi è interessante anche per una città di 45.000 abitanti a 22 km dalla metropoli. Però da questo punto di vista la cosa significativa è andare a sottolineare che c'è un mercato del lavoro interessante per le aziende del territorio. Anche tanti giovani di Seregno, anche dei comuni limitrofi, magari dopo che si laureano, dopo che finiscono il loro percorso di studi, ma gli viene automatico cercare lavoro a Milano. Certo, magari non sanno neanche che c'è la possibilità di andare a esatto. E invece c'è, e questa è anche una dinamica, se vuoi, un po' brianzola. Noi siamo veramente eccellenti nel contenuto di qualità elevatissima, nel prodotto, nel servizio di qualità molto elevata, e magari dobbiamo migliorare sul contenitore, no? Sul come promuoverci, su come farci vedere, nella dinamica molto brianzola del prodotto, del lavorare all'eccellenza del prodotto, del fare andare le mani, come si dice in dialetto da noi. Ecco, su questo c'è da migliorare nella consapevolezza, no? Di cosa c'è bisogno e di come comunicarsi anche. Per cui ci sono tante aziende che sono eccellenza da noi che devono crescere anche nella capacità di attirare talenti. Anche proprio per, come dicevi tu, anche diciamo con un termine provocatorio ma adeguato in alcuni contesti, anche per svecchiarsi un po', anche per andare a inserire quei nuovi contenuti, quelle nuove competenze che in alcune aziende, magari tra le più piccole, ad esempio, si faticano a trovare. Per cui su questo corsi del genere sono, pensiamo proprio che possano essere fondamentali sul nostro territorio. Va bene, invece curiosità, quali sono gli enti, se ti va di parlarcene un po', che hanno deciso di aderire all'apertura di questo ITS Rizzoli a Seregno? Beh, intanto c'è, diciamo, il primo grazie che noi dobbiamo dire è,
alla scuola che poi ospiterà questi corsi, queste lezioni, all'Istituto Martino Bassi, che è un istituto provinciale, quindi dobbiamo dire anche un grazie alla provincia di Monza e Brianza. Su questo abbiamo, anche rispetto alle sedi, anche nel sogno che noi abbiamo, per questo parlavo di sogno anche prima, il sogno che ho è di avere poi, di andare a realizzare una struttura, un luogo che sia un ITS. Secondo me anche i ragazzi che studiano l'ITS devono sviluppare un senso di appartenenza nei confronti di qualcosa di bello che dice: questo è il luogo dove studio, questo è il luogo dove cresco, questo è il luogo dove mi specializzo. E nel frattempo che si crea questo percorso, c'è un istituto che ha creduto in noi, anche perché c'è una consonanza, anche una continuità rispetto ai contenuti che vengono studiati a livello di scuola superiore lì al Martino Bassi. Per cui, prima di tutto, se penso agli enti, devo ringraziare la dirigente, la preside, che ha creduto tanto in questo, e la provincia di Rimando. Devo dire che poi su questo tante realtà del territorio si stanno mostrando molto interessate. Siamo arrivati qui grazie alla collaborazione, lo dicevo anche prima, di Assolombarda, che poi è tramite di questa opportunità con tante aziende di Seregno e non solo, che riescono ad avere una, diciamo, una promozione, un'informativa anche grazie a loro. E poi dicevo, ci sono altre realtà, penso ad AFOL nella nostra provincia e che sviluppa anche un ITS nella parte est della nostra provincia a Vimercate, un ITS più orientato alle tematiche del green, e diciamo tante altre realtà, adesso senza stare a citarle tutte, anzi scusandomi con chi sicuramente sto dimenticando, che hanno sposato comunque con passione la visione un po' di avere uno spazio così nella nostra città, nella nostra provincia. Per cui abbiamo seminato e magari non era facile far capire a tutti il valore di un luogo così. Non l'è ancora, perché alcuni ancora non l'hanno capito, come dicevamo prima, c'è un gap di informazioni importante da colmare sul valore degli ITS, però io sono convinto che poi la svolta sarà partire. Una volta che si parte dopo l'estate, penso che quello far vedere che è un luogo che c'è, che funziona, che è attrattivo per i giovani, penso che possa essere la chiave di volta. La cosa più difficile penso che sia sempre partire. E una volta che si supera questo ostacolo, poi la strada da fare è tantissima, ma penso che possa anche essere attrattivo per altri enti che vadano ad aderire a questo percorso, vedendone il valore, vedendone il ritorno concreto. Ma assolutamente, in realtà abbiamo proprio voluto questa diretta fortemente, intanto per far sapere ai ragazzi che c'è una scuola vicino a loro, ai ragazzi di Monza Brianza, e per ufficializzare tutti gli effetti l'apertura di questa nuova sede del Rizzoli. E poi mi fa piacere in realtà ascoltare le tue parole e avere un sindaco illuminato che crede così tanto in questa nuova scuola, che ancora è purtroppo sconosciuta in Italia, ma perché esiste da poco tempo, no? Alla fine da una decina d'anni, se paragonato alle università che esistono da secoli, ovviamente sono solo quelle più sconosciute. Quindi è bello sapere che comunque una figura come te, come la tua, quella di un sindaco, ci creda così tanto nei giovani, perché alla fine si tratta di giovani e in queste scuole. Piuttosto, siamo in fase di maturità, quindi mio fratello oggi ha fatto la maturità, ha finito anche lui oggi, farà un ITS ovviamente, Rizzoli, che consiglio ti senti di dare ai giovani che devono ancora scegliere la propria strada, che sono ancora indecisi sul proprio futuro, perché alla fine a 18 anni è difficilissimo scegliere se, per chi vuole andare avanti con gli studi, scegliere quale carriera poi andare a fare, no? Allora, bellissima domanda. Intanto, nel bello della diretta, mi fai andare a chiudere la finestra, perché sennò le campane in sottofondo non si sente niente. Ho le campane delle 19. Figurati. Beh, sono belle le campane di Seregno, comunque. Sì, è un comune molto guareschiano, con chiesa e comune nella stessa piazza, alla Don Camillo. Guarda, io ripenso... Mi viene in mente un po' anche questo aneddoto. Quando finivo il liceo, io volevo fare il giornalista alla fine del liceo, e non so perché un sacco di gente mi diceva, tutto sommato non ho mai capito bene perché, che per avere possibilità di fare il giornalista dovevo fare giurisprudenza.
E mi ero messo in testa questa cosa, me l'aveva detto un sacco di gente. Un giorno nella mia scuola si erano organizzati banchetti informativi, no? C'era l'universitario, magari ex studente, che veniva a raccontarti. E io ero andato convinto a sentire quello di giurisprudenza, che non ho mai più visto, penso, ma che ringrazierò in eterno, perché l'ho ascoltato e ho capito che giurisprudenza non era assolutamente la mia strada e probabilmente sarei ancora in università se avessi fatto giurisprudenza, perché io ricordo ancora che diceva: io ho fatto 6 esami, me ne ricordo 2, gli altri non me ne ricordo, ma il metodo. Io venivo, ho fatto liceo classico e dicevo: io del metodo è 5 anni che mi dite del metodo, contentissimo del liceo classico, ho detto sto cercando altro. E per cui questa cosa mi aveva colpito, e poi vabbè, ho iniziato a pensare a strade diverse e ho scelto di fare scienze politiche. È evidente che il mercato del lavoro in questo momento è talvolta è molto legato all'esperienza universitaria, talvolta no, ed è abbastanza, e sarebbe veramente un po' non sbagliato, però insomma non si può dire che tutte le facoltà universitarie in questo momento danno uguale accesso al mercato del lavoro, così come tutte le strade diano uguale accesso, università o meno, non è così. Però nello stesso tempo dico anche che secondo me è anche sbagliato andare a scegliere il percorso solo in base a quanto poi ti garantisca. Io penso che, anche perché il mercato del lavoro è veramente in continua evoluzione, un'evoluzione molto più rapida. Il mercato del lavoro tra 5 anni, ma possiamo già sapere i mega trend, ma sarà già molto diverso da come adesso. Io mi sono laureato, non sono vecchissimo, ma mi sono laureato nel 2009 ed è già ora un altro mondo, per cui io penso che questi siano gli anni dopo la maturità, da certi punti di vista siano gli anni più belli della vita. E per me l'università lo è stato, poi gli anni più belli, insomma, il massimo è dire che sono quelli che si sta vivendo in questo momento, ma per tante ragioni nella mia vita gli anni università sono stati il momento più bello, più stimolante, più ricco, per tante cose, per tanti aspetti. E per cui penso che sia una scelta a giocarsi bene, per cui trovando il giusto equilibrio tra il pensare a quello che mi può dare, ma senza sacrificarsi e tapparsi il naso in una scelta che vedi che non ti corrisponde. Per cui l'andare un po' a pensare a quello che si ha nel cuore, quello che piacerebbe, penso che sia una cosa veramente importante, senza guardare solo la percentuale di risultato finale possibile. Bellissima risposta, grazie. Penso che lo apprezzeranno tanti ragazzi che ancora non sanno cosa fare della propria vita, e questo potrebbe essere davvero d'aiuto, perché spesso si guarda soltanto a ok, vado a fare questo tipo di, vado a fare ingegneria perché sicuramente trovo lavoro, senza magari poi rendersi conto che ingegneria è vero, ma alla stessa maniera io ingegneria sarei ancora al Politecnico probabilmente a vagare disperso. Il tema di guardare quello che uno ha nel cuore penso che sia importante, perché poi è veramente un momento di passaggio della vita di ciascuno di noi, e poi perché tutto può cambiare. Tante volte si dice che i bambini, c'è una statistica che non ho mai controllato, non so quanto è vera, però c'è una frase che torna spesso che dice che il 70% dei bambini che iniziano la prima elementare ora faranno un lavoro che oggi non esiste. Questo si sente spesso, un po' di convegni, un po' di tematiche sul mondo del lavoro. Per cui, ecco, da questo punto di vista è chiaro che ci sono certi lavori che mai ci saranno sempre di meno, per cui se uno vuol fare un certo tipo di università che magari dà meno sbocchi deve esserne consapevole, però allo stesso tempo uno non può neanche tapparsi il naso 5 anni, perché la vita è alta. Ma non solo 5 anni, perché poi... Esatto, perché poi magari ti condanna una vita in cui ti tappi il naso. Certo. E abbiamo bisogno di respirare dopo 2 anni di mascherina. Mamma mia, assolutamente. Allora, ragazzi della regia, mi ricordano che oggi a mezzanotte chiudono le selezioni dei corsi ETS Rizzoli, quindi mi raccomando, per i ritardatari iscrivetevi oggi entro le 23:59 di questo venerdì 18 giugno. Io faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che devono ancora fare
è l'ultimo esame ed unico, perché quest'anno fortunati o sfortunati ve ne beccate solo uno. E grazie ancora ad Alberto Rossi per essere stato con noi. Grazie, grazie davvero a voi, mi ha fatto piacere. Grazie dell'invito. Anche Buona a te. serata. Ciao ragazzi, a presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.